titolo Mettere al mondo un figlio, essere genitore al tempo del genoma editing. Come si traduce? Una volta si diceva ingegneria genetica, adesso editing genetico. La cosa che ho pensato e cui sono tornato è il desiderio di essere genitore, che già allora era una questione di scelta e quindi di responsabilità di mettere al mondo un figlio. Però appunto queste nuove tecnologie che stanno crescendo e anzi assistono sempre di più, no, la procreazione, perché pare ci siano anche oggi sempre più difficoltà a generare problemi di fecondità, no, di prodotto maschile. Queste nuove tecnologie che intervengono, no, fanno da mediazione tra i soggetti, i genitori e un altro soggetto, un altro essere umano. Come cambia questa mediazione, la natura stessa di questa mediazione, come cambia la responsabilità di chi desidera un figlio? C'è sicuramente un cambiamento rispetto allo scenario riproduttivo di solo alcuni decenni fa. Penso che oggi è possibile scegliere di avere un figlio anche in situazioni dove naturalmente non sarebbe possibile averlo, perché la condizione biologica non lo permette o perché semplicemente hai superato l'età per avere un figlio. Alcuni decenni fa era una situazione insuperabile, c'era un limite naturale oltre al quale non si poteva andare. Oggi questo limite naturale non c'è più, o comunque è stato in parte ridotto, molto ridotto in certi casi, e quindi le persone possono scegliere se avere un figlio, malgrado appunto la condizione biologica naturale non lo consenta. E quindi le persone possono interrogarsi e possono valutare se è il caso di ricorrere a queste tecnologie per realizzare anche il loro progetto genitoriale. Le nuove tecnologie che si stanno sviluppando, io ho lavorato negli ultimi anni molto sugli scenari riproduttivi, sul futuro della riproduzione, su quelle che sono le tecniche su cui si sta lavorando proprio per ampliare le possibilità riproduttive degli esseri umani. E c'è una tecnologia che è particolarmente interessante, su cui si sta lavorando e che consiste nel creare spermatozoi e cellule uovo a partire dalle cellule del corpo, attraverso trattamenti che trasformano le cellule somatiche, le cellule del corpo, in cellule staminali, e poi l'obiettivo è quello di ottenere, lavorando su ad esempio la cellula di una mano, spermatozoi oppure ovociti, cellule uovo. E l'ipotesi è che nei prossimi anni si riuscirà a ottenere questo risultato anche sulle cellule umane. Per il momento queste ricerche vengono condotte e hanno portato a risultati soltanto sulle cellule animali. Però l'ipotesi, l'obiettivo è quello di ottenere gli stessi risultati anche sulle cellule umane, con il risultato che ognuno di noi potrebbe avere non soltanto i gameti del proprio sesso, ma anche i gameti dell'altro sesso, per cui io dalla mia cellula della mano potrei ottenere non soltanto spermatozoi, ma anche cellule uovo. E questo potrebbe consentire alla singola persona anche di avere un figlio da solo, utilizzando il proprio materiale genetico senza il bisogno del materiale genetico di un'altra persona. Ma questo è già possibile oggi, almeno in linea di principio, con la clonazione. Una donna potrebbe avere una figlia completamente da sola, perché potrebbe utilizzare per un intervento di clonazione soltanto le proprie cellule. Per fare la clonazione, per produrre un embrione per clonazione, c'è bisogno di una cellula uovo. La cellula uovo va privata del DNA nucleare e al posto del DNA nucleare va inserito il DNA nucleare di un'altra cellula o di una cellula del corpo
oppure di una cellula embrionale. Una donna potrebbe utilizzare la propria cellula uovo e trasferire nella cellula uovo il DNA nucleare di una cellula del suo corpo. L'embrione così prodotto avrebbe interamente il patrimonio genetico di quella donna. E per avere un figlio quella donna non avrebbe bisogno né di un'altra persona, né del materiale genetico di un'altra persona, né di una donna che porta avanti la gravidanza, potrebbe decidere, scegliere o potrebbe essere nelle condizioni di portare avanti la gravidanza e quindi quell'embrione potrebbe essere trasferito nel suo corpo. La clonazione non è ancora una tecnica sicura, ma già vengono prodotti embrioni umani per clonazione e alcuni scienziati, alcuni ricercatori che lavorano sulla clonazione riproduttiva sostengono che potrebbe essere possibile anche già usare questi embrioni clonati, embrioni umani clonati a fini riproduttivi. Per una questione di sicurezza, per una questione etica, il trasferimento non viene ancora operato perché ci possono essere rischi, lo sviluppo dell'embrione potrebbe seguire processi non lineari, ci potrebbero essere dei danni che l'embrione subisce nel suo sviluppo e quindi nell'eventualità che si riesca a portare a termine il processo riproduttivo, chi nasce potrebbe nascere con gravi problemi. Però è possibile che i prossimi anni consentano di perfezionare la tecnica e quindi già questo dà il segno di come sta cambiando lo scenario riproduttivo. Già abbiamo o siamo vicini ad avere una tecnica utilizzabile in ambito clinico che consente ad una persona di avere un figlio da sola e si sta lavorando su altre tecniche, ad esempio su questi gameti artificiali che potrebbero permettere appunto sempre ad una persona di poter realizzare il proprio progetto genitoriale senza bisogno di avere un... Cioè embrioni derivati da gameti clonati, dove collocati affinché si sviluppino? Gli embrioni vengono prodotti in laboratorio, ma poi c'è bisogno appunto di una donna che porta avanti lo sviluppo. Però una tecnica su cui negli ultimi anni si incomincia a discutere molto è l'utero artificiale, che non è proprio una tecnica, è uno scenario, una macchina che dovrebbe consentire, che potrebbe consentire di portare avanti lo sviluppo dell'embrione fino alla nascita completamente al di fuori del corpo umano. Beh, diciamo, questa rappresenterebbe un'altra grande rivoluzione perché permetterebbe non solo alle donne di poter scegliere, anche qui ritorno al tema della scelta, quindi tecnologie che consentono di valutare che cosa vuoi fare, mentre fino a ieri nella riproduzione la possibilità di scelta era molto limitata. Oggi si può scegliere, si possono scegliere molte più cose e forse in futuro si potrà anche scegliere se portare avanti la gravidanza oppure no, se lasciare che sia una macchina, un utero artificiale a portare avanti lo sviluppo di questo embrione fino alla nascita. E probabilmente la rivoluzione più grande ci potrà essere con lo sviluppo del genome editing, dell'editing genetico, con la possibilità di monitorare la condizione genetica dell'embrione che abbiamo prodotto e valutare se è il caso di cambiare qualcosa, di modificare, di correggere eventuali anomalie o addirittura migliorare il corredo genetico del nascituro. E quindi si potrebbe progettare, si potrebbe valutare che tipo di caratteristiche genetiche trasferire, realizzare nell'embrione che si produce. Finora ho parlato appunto della possibilità di scelta, però insieme alla libertà, insieme alla possibilità di poter scegliere, si pone la questione della responsabilità. Dal momento che si può scegliere, qual è la scelta migliore da un punto di vista morale? Cosa dovrebbe fare un buon genitore, una persona che vuole essere una persona scrupolosa, che vuole fare attenzione, che vuole fare la cosa giusta? Cosa dovrebbe fare?